Beh, sì, effettivamente questa linea per la zona ci voleva perché soddisfa il bisogno degli allevatori e dei macellai. Era da anni che aspettavamo questo nuovo impianto qui ad Umbertide e finalmente dopo diversi sforzi siamo riusciti a farlo insieme con l'appoggio dell'amministrazione comunale. Certo che era una cosa che veramente la zona richiedeva perché tutti gli allevatori che hanno veramente bisogno di macellare non avevano i punti di riferimento e noi macellai con questo sistema possiamo approvvigionarci qui a Umbertide. La filiera corta garantisce la qualità dei nostri prodotti locali e dà uno sbocco di tipo commerciale ai nostri allevatori. Il mattatoio di Umbertide è un punto focale non solo per il comune di Umbertide, ma per tutta la Val Tiberina, perché l'unico impianto riconosciuto c'è da Umbertide fino a San Sepolcro Pieve Santo Stefano, ha un bacino d'utenza piuttosto ampio e garantisce una qualità dei nostri prodotti locali che è sicuramente d'eccellenza. Era un'esigenza, come ha detto prima l'amico Floridi, degli allevatori, avere la possibilità di macellare gli agnelli in distanze accettabili, perché poi quando i costi di trasporto diventano molto lunghi perdiamo da una parte una qualità dal punto di vista organolettico delle carni e dall'altra cioè, non sei dentro il mercato, sei fuori mercato. È sicuramente una vittoria, credo sia per quanto riguarda il Consiglio Comunale di Umbertide, ma anche per noi che da tanto tempo si chiedeva che questo fosse fatto, perché purtroppo non essendoci una struttura di questo tipo, la situazione, la macerazione degli agnelli era anomala nel nostro comprensorio. Ora abbiamo sanato questa anomalia, credo che con soddisfazione si possa dire che questo mattatoio, nonostante la crisi, nonostante il periodo molto difficile che stiamo vivendo, rimane un punto di riferimento per una gran parte dei produttori.